Eccoci qua di nuovo in diretta, maestro Rino Tommasi, di nuovo buonasera. Eccoci qua. Eccoci, intanto pare che Rino la Rai ammollerà definitivamente il calcio, quindi moriranno trasmissioni storiche come novantesimo minuto anche la domenica sportiva. Fa bene? Beh, fa bene, secondo me, no, considerato che il servizio pubblico secondo me dovrebbe sempre occuparsi di quello che rimane lo sport più importante per gli italiani, dopodiché visto che non sono capaci di farlo bene, forse è meglio non farlo che farlo male, ecco. Ha rinunciato anche a buona parte dell'Olimpiade, ricordiamo, perché praticamente avrà soltanto i secondi diritti dell'Olimpiade di Londra, avrà soltanto 200 ore e non avrà più i diritti della Champions. Insomma, vuol dire sta che rinunciando si vede che devono le cose sono due: o devono risparmiare oppure si sono resi conto di non essere capaci di fare lo sport come deve essere fatto. Ma è giusto però che la rete nazionale non offra lo sport e non offra soprattutto il calcio, che è lo sport più seguito per in Italia. Me non c'è nessuna cosa obbligatoria. Cioè, è chiaro che parlando di il servizio pubblico, secondo me le informazioni indispensabili sul calcio, non sul calcio, ma su tutti gli altri sport, le dovrebbe dare. Ecco, dopodiché, se vale la pena fare 2 ore o 2 ore e mezza di trasmissione, quello è un altro discorso. È un discorso, chiamiamolo, editoriale, ecco. Però, insomma, piuttosto che far male le cose, è meglio non farle. Cioè, voglio dire, una presenza perlomeno, è chiaro che i risultati alla televisione e quindi alla radio li devi dare. Sì, sì, su questo non c'è. Poi se vuoi fare una trasmissione di approfondimento, se sei capace di farla bene la fai, e se no non la fai. Eppure gli ascolti della domenica sportiva, malgrado tutto, malgrado il calendario spezzatino, ma c'è tenevano. Sì, ma vedi, devi considerare che c'è un'abitudine ormai da anni, cioè le abitudini si costruiscono attraverso gli anni e quindi la gente tutto sommato rimane aggrappata a certe consuetudini. Cioè, la domenica sportiva che oggi la guardi solo perché si chiama domenica sportiva, perché un motivo che uno, con tutto il rispetto, però insomma. No, non sono assolutamente all'altezza di farla bene, ecco. Non c'è dubbio. Allora Rino ti scrive intanto: quanto lo amo Rino, è un piacere ascoltarlo. Te lo scrive Angie, e insomma penso ti farà piacere. Poi ti chiede Doki: a Rino dà più fastidio Nadal che prima di servire si toglie le mutande dal sedere o Djokovic che prima di servire fa rimbalzare la pallina per almeno 20 secondi? Mi danno fastidio tutti e due. Ecco. Abbiamo sistemato. Che democristiano. E invece il colpo della Wozniacki gli è piaciuto? Guarda che questi sono gli estremi per la quella. Io non ho votato per la Democrazia Cristiana mai nella mia vita, ecco. E invece il colpo solo della PC, Wozniacki, solo PC. Maestro, il colpo della Wozniacki che non so come descrivere bene in radio, nel senso era piegata con la racchetta sul sedere, ecco, mettiamola così. Non so se l'ha visto. No, non l'ho vista, ma insomma si vive bene lo stesso. Ne frega niente. Federer, Rino? Com'è? E su Federer invece cosa vogliamo Federer, dire? Io non a caso, insomma, ho scritto solo un articolo questa settimana, domenica scorsa, sulla Gazzetta, dicendo che le azioni di Federer erano in rialzo e io ero convinto che lui potesse vincere, perché la formula di questo torneo, che secondo me è sbagliata come formula in se stessa, però lo favoriva, perché 2 set su 3 lui è ancora il più forte del mondo, insomma. Sì, al chiuso, al coperto, quindi sulla distanza breve del 2 su 3, lui che ormai ha 31 anni è favorito rispetto agli altri, è più abituato a vincere, è più abituato a giocare le partite importanti e qui non ne ha sbagliata una. Chiaro. Senti Rino, tornando di nuovo a quello che sono i discorsi calcistici, insomma abbiamo detto il Milan molto molto bene contro il tuo Chievo e te, molto bene la Juventus, la Lazio ha perso un'altra occasione, cioè la Lazio quando ha l'esame di maturità... Non ho visto la partita, quindi non so come si sia comportata la Lazio contro la Juventus, so solo che ha perso 1-0, ecco. Quindi... Però non ti senti, diciamo, di dare un giudizio? No, avevo una buona opinione sulla Lazio e la consideravo competitiva, ecco. Poi naturalmente, sai, su una partita, io non ripeto, di quella partita non so quasi nulla, ecco, non,
non ho visto neanche un'azione, insomma. Però una cosa la possiamo dire, Maestro, la possiamo analizzare insieme, il fatto che la Juventus finora ha vinto tutti gli scontri diretti con le cosiddette big del campionato, quindi forse merita qualcosa in più delle altre in chiave scudetto, almeno ai punti. Sai, la classifica è difficile che dica bugie, quindi sicuramente sta giocando bene. In più, ripeto, c'è una tradizionale, antica abitudine a vincere, ecco. Che conta in due direzioni, conta come autostima personale dei giocatori della squadra e come paura, non dico reverenziale, ma comunque timore reverenziale degli avversari. Sì, questo... non c'è dubbio, insomma, la Juventus quando va a giocare stimola attenzioni e quindi... insomma, quando la squadra giocano contro la Juventus cercano di fare il risultato, una vittoria sulla Juventus, soprattutto i campi piccoli di provincia se la ricordano, ecco. È così. Poi Rino, senti, in chiusura ti chiedo un pensiero su Ranieri, che nonostante i pochi punti in classifica dice che l'Inter deve ancora puntare allo scudetto. Vabbè, ma lo deve dire per dovere d'ufficio e quindi non è mica, dici non che è non mica ci la crede, macchina eh? Della verità, non è mica la macchina della verità. No, assolutamente, Ranieri poi soprattutto no, però anche insomma... ieri alla fine sono riusciti a sfangarla, ha segnato l'ultimo minuto Castagnos. Ha tolto le castagnosse dal fuoco. Quelli sono peccati di gola che la Gazzetta non dovrebbe fare, ma comunque. Ma però insomma, sì, si è tolta le castagnosse dal fuoco, insomma, se la potevano risparmiare. No, l'ho detta io, ma la Gazzetta ha fatto qualcosa di simile, adesso lo ritrovo. Ma lo so che c'è una tendenza, magari ma io l'ho fatta di avere trovato un filone, quindi di... Eccolo qui. È tempo di pagina Castagnos. 8, è tempo di Castagnos. Vedi. Anche perché siamo vicini a Natale. Eh sì. Beh, è già tempo. È famose castagne natalizie, Eri. Che scorpacciate. Vale sempre la massima Natale come Capodanno ogni 4 anni, ma comunque... come le Olimpiadi, no? Come Capodanno. Tutti gli anni c'è, cioè, le Olimpiadi. Natale come le Olimpiadi, insomma, purtroppo non è stata accolta. Ma tu adesso sei pronto a fare gli acquisti, le compere per Natale? Io le subisco, non è che le faccio. Però sei contento dei parenti quando vengono, la tombolata? Che metà li conosco e metà non li riconosco. Tutti li subisci. Ma lei preferisce il tabellone o le cartelle durante la tombola, Maestro? No, io preferirei che non si giocasse a tombola, però insomma. Io sai che mi immagino Rino. Sono desideri un po' utopistici. Io mi immagino Rino che tiene il tabellone e ti fa le statistiche sugli ultimi 20 anni di tombola a casa Tommasi. Perché Lambo. Comunque va bene. Maestro, ti mandiamo un grande abbraccio. Innanzitutto, bentornato a Roma e ci risentiamo domani. D'accordo, arrivederci. Buona serata, maestro. Arrivederci, maestro.